Ciao ragazzi, io sono Simon88 e qui davanti abbiamo gli animali delle storie sonore della fattoria. Quindi, cosa capite? Capite che in questo video si andrà ad aggiungere un altro animale a quelli che abbiamo già recensito sul mio canale. Quindi se vi siete persi i video precedenti, andate a recuperare. Sul mio canale si fanno video per bambini, modellismo, action figure e tutto quello che vi piace ve lo faccio vedere. In questo video non faccio vedere la mia faccia perché non mi interessa vedere gli animali. Guardate quanti animali ci sono fino adesso. Qua vi faccio vedere il numero di oggi, che è il nostro amico cane di nome Ettore. Adesso lo andiamo ad aprire, io l'ho già aperto per velocizzare. Qua è il libricino. Qui davanti, allora, facciamo un recap. Abbiamo la gallina, poi c'è qua il coniglio, il puledrino, poi c'è qua il gatto, poi ci sono qua i tre maialini, poi c'è il gallo, poi c'è la pecorella piccolina, e poi i due somari, la mucca, il toro, il cavallo e la volpe. E qui vi ricordo che abbiamo anche tutti i fascicoletti: la mucca, il cavallo, la pecora, il maiale, l'asino, la gallina e il gatto. Se vi siete persi i video precedenti, andatela a recuperare. Allora, adesso velocemente vi faccio vedere il fascicolo del cane, il libricino. Qua spostiamo i nostri amici animali, che così possiamo vedere bene il nostro amico Ettore. Ciao, io sono Ettore. Allora, qua c'è la presentazione del cagnolino. Qui, scusate un attimo, qui adesso vi faccio vedere tutto. Allora, qua spiega sempre, come dico sempre nei miei video, spiega nel dettaglio e tutto quello che c'è da sapere sul nostro amico cane, che comunque è famosissimo. Lo sapete chi è il cane, dai ragazzi, chi non ha un cane in famiglia? Tutti ce l'abbiamo, almeno penso. Qui poi ci spiega come passa la giornata, ragazzi. Questo è davvero un bellissimo libricino. Guardate qua che bello. Qua vi faccio vedere tutto quello che c'è da vedere. Qua sfogliamo qui adesso, sfogliamo qua, e qua ci sono tutte le razze che comunque... Allora, diamo un occhio. Allora, qui c'è il pastore tedesco, il San Bernardo, il bassotto, lo spaniel, che non so che razza sia, energetico, grintoso e anche un abile cacciatore specializzato nella caccia in palude, ed è molto riservato nei confronti degli estranei. Ah, non lo conoscevo questo. Poi c'è qua il levriero, il cocker, il husky e fox terrier. Comunque questi li conosco tutti. L'unico che non conoscevo è lo spaniel, però vabbè, questi gli altri li conosciamo tutti. Qui giriamo. Qua c'è la storia di Ettore. Qua, guardate qua che bella immagine con tutti gli animali. Lui è qui nella... E qui sembra che stanno vedendo qualcosa. Che bella immagine per i nostri bambini. Poi qua un'altra storia. Qui, ecco, qua inizia una storia curiosa. Qui le immagini sono sempre spettacolari. E qui c'è la fine della storia. Poi tra 2 settimane andremo a prendere la capra. Io sono Bianchina, che abbiamo il cinghiale femmina e Bianchina la capra. Allora, qui vi faccio vedere il nostro amico Ettore. Allora, qui ci viene data la cuccia con scritto Ettore, e questo è il nostro amico cane. Guardate che bello. Adesso andiamo a prendere la solita piazzola, la accendiamo perché va accesa, l'accendiamo, la mettiamo sul verso, che sarebbe quello in mezzo, e andiamo a posizionare.
Avete sentito il verso? Ok, adesso spostiamo qua. Il cane. Ciao a tutti, mi chiamo Ettore e sono un cane. Seguimi, conoscerai la mia famiglia e la mia vita nella fattoria. I miei occhi non possono distinguere bene i colori e i dettagli, per questo vedo un po' sfocato, però riesco a vedere anche di notte. Il mio naso ha un fiuto eccezionale. Grazie al mio olfatto riesco anche a orientarmi. I miei denti sono molto robusti, così posso addentare e masticare la carne senza fatica. Allora ragazzi, non vi faccio sentire tutto perché sennò verrebbe un video troppo lungo. Comunque avete sentito che il cane fa sempre il suo dovere, che ci racconta sempre le solite cose sull'animale come tutti gli altri animali. Poi lo spostiamo qua sulla destra e ci racconta la nostra storia. Una storia tenera. Ascoltala. Ettore cambia idea. Ma che cosa ci fanno tutti gli animali della fattoria messi in cerchio nel cortile? Il cane Ettore si avvicina curioso e scopre che in mezzo a tutti i suoi amici c'è un cucciolo, un cagnolino. Oh, com'è carino! Dice l'oca Eva. Oh, com'è piccino! Sorride Rufus il tacchino. Tutti lo accarezzano, lo guardano, lo coccolano, mentre Ettore ci rimane un po' male. Ettore... Allora ragazzi, anche qui l'ho tolta perché guardate com'è lunga, poi ci verrebbe un video troppo lungo. Ragazzi, sono dei belli libricini questi e a me mi sta piacendo tantissimo questa collezione. Quindi qui aggiungiamo il nostro amico cane insieme a tutti questi nostri animaletti, che la fattoria si sta sempre diventando più grande. Qui è contento il nostro amico asinello, che è arrivato il nostro amico cane. Ragazzi, qua guardate che belli. Io cosa devo dirvi? Se amate gli animali, questa è una bellissima collezione. Adesso ve li sto mettendo qua. Guardate che belli. Mi stanno piacendo tanto queste collezioni, perché io amo gli animali. E guardate che belli. Poi per i vostri figli o nipoti o per i vostri bambini piccoli è una bellissima collezione, perché sono 80 numeri, li paghiamo sempre a uscita 9,99 euro, è distribuita dalla Di Agostini. Quindi ragazzi, guardate che bella immagine. Qui abbiamo aggiunto il nostro amico Ettore, che è il cane con la sua cuccia. Poi qui abbiamo il nostro volumetto, guardate che bello. Io vi do appuntamento al prossimo numero, che è la capra, che vi faccio rivedere. Qui il prossimo numero è la capra bianchina con la cinghialessa, che sarebbe femmina, e la capretta bianchina. Ragazzi, grazie per avermi seguito. Ci vediamo in un prossimo video con le storie sonore della fattoria. Ciao ragazzi, e seguitemi anche per gli altri video. Ciao ciao!